Cari ragazzi, bentornati, bentrovati sul canale. Video di oggi, nuova serie direttamente da Twitch. Oggi infatti vi propongo gli highlights di un nuovo format che propongo su Twitch ogni 15 giorni. Chi vuole essere amico del pallone? Da un'idea nata quasi per gioco, proposta da buon Francesco Fusi, alla fine siamo arrivati a creare un quiz liberamente ispirato a Chi vuole essere milionario del mitico Gerry Scotti. Dato che ci troviamo su questo canale, però, quale poteva essere l'argomento principe delle domande? Ma naturalmente il mondo di Capitan Tsubasa e di Holly e Benji. I tre concorrenti infatti si sfideranno in domande divise in tre categorie: manga e anime di Capitan Tsubasa, Capitan Tsubasa Rise of New Champions e curiosità, direttamente dal mondo degli anni 80 e 90, sempre però tema Tsubasa. Il giocatore che risponderà meglio al maggior numero di domande potrà poi affrontare la scalata verso il milione, cioè verso il premio finale che ho messo in palio per chi risponde esattamente a tutte le 15 domande della scalata, proprio come dal milionario di Gerry. Nella prima puntata, un po' pilota, siamo andati lunghi, quindi questa sera vi propongo gli highlights della prima parte dove troverete in sequenza tutte le domande e i ragionamenti dei partecipanti. Un ringraziamento particolare al team mod del canale, quindi Paolo, National Italia e Francesco Fusi, che sentirete tra poco con me in live, ma anche a Mela, Cacio, Simone e all'onnipresente mod dei mod Baxaros in chat su Twitch. Il bello di Chi vuole essere amico del pallone è che tutti possono partecipare. Alla fine di ogni round, infatti, proporremo una domanda alla chat e i tre giocatori più veloci potranno guadagnare dei punti e partecipare come concorrenti alla prossima puntata del quiz dedicato a Tsubasa. Vi lascio agli highlights e ci ritroviamo a fine video. Buon divertimento! Andiamo a scoprire per Filippo la prima domanda. Argomento: Rise of New Champions. Allora, la domanda è: rende un po' più semplice ottenere punti amicizia? Questa è la descrizione di quale oggetto? Opzione A: megafono da tifoso. Opzione B: casacca dell'amicizia. Opzione C: polsino bianco. Opzione D: fascia solidale. Casacca dell'amicizia. Aspetta, perché devo fare così. Se tu già rispondi casacca dell'amicizia, a me tocca già fare così. È la tua risposta definitiva? È la tua risposta definitiva. Sì. La accendiamo? Quindi casacca dell'amicizia la coloriamo di arancione. Pinta Boozer. La risposta è sbagliata. La risposta è sbagliata. È sbagliata. Perché l'oggetto corretto era la fascia solidale, non la casacca dell'amicizia. Si è andato troppo in sicurezza e c'è stato il primo errore. Faccio girare la ruota per te. Ragazzi, il ritmo non è velocissimo perché devo scrivere le cose, però ce la si può fare. Ah, Rise of New Champions anche per te. Qual è l'unico personaggio che durante il percorso New Hero non insegna nessuna tecnica? A: Noboru Sawaki. B: Minoru Homma. C: Tetsuo Ishida. D: Taichi Nakanishi. Allora, qual è l'unico personaggio che durante il percorso New Hero non insegna nessuna tecnica? Insegna nessuna tecnica, ok? Ok. Direi quasi con assoluta sicurezza Noboru Sawaki. Sawaki? La A, la risposta. Aspetta, A, mi stai dicendo? Stai dicendo la A? La accendiamo. Aspetta che devo mettere la musichetta, che sennò che me lo sono scaricato. Hai ragione. Aspetta. Ho un piccolo dubbio, però sono quasi sicuro. Beh, riflettici, calma. Aspetta, perché io... Dimmi. Faccio la... È la tua risposta definitiva. La A. La accendiamo. Sì. Quindi tu accendi Noboru Sawaki.
musichetta. Risposta sbagliata. La risposta esatta era la D. Taichi Nakanishi. Era Nakanishi la risposta. Caro Alessio. È proprio un bidone. È proprio un bidone. Caro Alessio. È proprio un bidone, veramente. Anche tu. Errore. Anche per te alla seconda domanda. Non... Ragazzi, eravate tutti con... Aspetta che è partita la tua risposta definitiva. Ok, mettiamo la musica giusta. No, in effetti il mio dubbio era proprio con Nakanishi. Il problema è che io ho fatto una sola run per sbloccare la segreta e basta, quindi non ho potuto rendermi conto di ciò. Curiosità. Come si chiama, caro Luigi, il cane di Wakabayashi? A. Okay. John. B. Jack. C. Toby. D. Rex. Ragiona con calma. Credo di ricordarlo. Allora, intanto ricordo che Tsubasa lo saluta prima di partire per il Brasile. E appunto, e un'altra volta si vede quando cerca di spronare Roberto, che si è introdotto a casa di Wakabayashi all'inizio proprio di tutto. E appunto dico la A, John. Fermi, devo mettere la musichetta. È la tua risposta definitiva. La accendiamo. Sì, la possiamo accendere. La accendiamo. Allora, aspetta che la coloro di giallo. Controllo. Ed è la risposta esatta. Bravo Luigi, primo punto per te. Anime e manga. Allora, ascoltami bene Filippo. Chi indossa la maglia numero 13 del Brasile nel World Youth? Oddio. A. Leo. B. Pepe. C. Dugo. D. Alberto. Allora, ragiona Dugo, con calma. Dugo e Alberto li escludo a priori, perché mi ricordo che Alberto aveva la 4, se non sbaglio. Sì. E Dugo era o il 5 o il 6, comunque uno dei due mediani. Sì, era il 6. Paolo, non aiutare sulla risposta. Ok, l'ha esclusi. Sì, vabbè, no. Chi te lo dice? Chi te lo dice? Magari io lo faccio andare fuori strada. Andrea, ne abbiamo parlato. Giusto, va bene. Tra Leo e Pepe. Il mio dubbio è fra Leo e Pepe, però Leo parte già nella formazione iniziale, mentre Pepe era in panchina, quindi presumo che Leo avesse la maglia da titolare, quindi direi Pepe. Allora aspetta che coloriamo da arancione. Pepe. Riflettici, sicuro? Sì, direi che sono abbastanza sicuro. La accendiamo? Ok, va bene. La accendiamo, che dici? Sì, accendiamola. Spero di non fare il secondo fail al controllo di Tomori per il 3-0! Risposta esatta! Questa è la domanda per la chat. Secondo le descrizioni dell'Olanda, chi sostituisce Kluivert come capitano nei momenti di difficoltà? Kulisman, Kaiser, Dirk, Leisenbrink. Attenzione, il primo Enea con una A, Roll con una A e Kev con una A. La risposta esatta è Kulisman, e quindi abbiamo i primi tre punti, quindi Enea, Roll e Kev. Bravi. GG. Tra l'altro, per saperlo bisogna aver letto il manga, l'estensione del manga che c'è subito dopo la fine, prima e poi. Bene, bravi. Torniamo. In realtà lo dice anche nei momenti di caricamento. Sì, gioco. Infatti questa è una domanda rise. Infatti è presa da quello la domanda, dalle descrizioni che ti appaiono nei momenti di caricamento. Bene, andiamo a vedere la domanda di Alessio. Vai. Tanto Bax e Simone, segnate voi i primi tre. Rise of New Champions, argomento per te. Qual è il giocatore con il valore velocità più alto? Opzione numero A, scusami. Opzione A. Nitta,
Opzione B, Diallo. Opzione C, Victorino. Opzione D, Diaz. E da questo non si capisce chi ha scritto la domanda. Ok. Che allora. L'ha scritta così. Direi che non ho quasi dubbi, anche se ne ho uno piccolissimo, ma azzarderei la risposta di Diaz. E allora devo dare definitiva? Devo fare la musichetta. È la tua risposta definitiva. L'accendiamo? Sì. Sbagliata, caro Alessio. Victorino. È Victorino. Che è Victorino. È Victorino. Infatti io ero indeciso fra Victorino e Diallo, perché anche Diallo è bello. Abbiamo veloce. Un Nitta con 91. Diallo con 98. 98. Esatto. Diaz con 95. 95 e Victorino con 98. Ancora sezione curiosità per Luigi, che è abbonato a questa sezione. Quale giocatore, quale caro Luigi, giocatore? Ecco, bravo, mutami. Insegna la finta d'angolo retto ad Aoi. A, Gullit. B, Baggio. C, Maradona. D, Matteus. Allora, spero di aver fatto bene i compiti a casa. Bravo. E accendo la A e dico per... Anche che c'è un errore, perché dovrebbe essere con la F, non con la G, no, se non sbaglio. Esatto. Giusto? Ok, per me la possiamo accendere. Io non perdo altro tempo e dico solo una cosa. Grazie Fullit! Risposta esatta per Luigi. Bravo. Perché te le risposte qui a Fuggigio? Bene, abbiamo fatto tutto quanto, andiamo a fare la domanda alla chat a questo punto. Domanda alla chat. Va, chat, dopo ringrazio. Ok, allora. Vai veloce, posso? Paolo. Secondo le descrizioni, in quanti secondi Nitta percorre 100 metri? A, 8, B, 11, C, 13, D, 9. Vai, easy. E anche inverosimile, però. Abbiamo già le tre risposte, perché la risposta corretta è la B e abbiamo Enea, Pallaric ed Emanuele che hanno risposto correttamente. B, risposta esatta. B, 11 metri, 11 secondi, 100 metri. Bene, ci siamo, bravi. Domanda su Nitta, Paolo non poteva esimersi da fare la domanda. Curiosità. Oh. Quale accessorio porta Yuga Mark Lenders durante il primo incontro con Tsubasa Holly? A, una fascia al braccio. Chat solo emoticon. B, un cappello a visiera. C, un paio di occhiali da sole. D, una felpa a maniche lunghe. Grazie allora. Giulia, del follow intanto. Scusate chat, ma vi mettiamo così, noi evitiamo di dare... Una fascia al braccio e un paio di occhiali da sole io li escludo già, perché una fascia al braccio mi pare proprio di no, da quello che ricordo io del manga. Gli occhiali da sole lui li porta, ma nelle medie, quando torna da Kira con la coda fra le gambe per farsi assumere dall'allenatore, farsi perdonare dall'allenatore. Io direi, sono indeciso fra una felpa a maniche lunghe e il cappello a visiera, però i miei ricordi virano sul cappello a visiera, quindi accendo quella. E allora permettimi di farti la domanda. È la tua risposta definitiva? Accendiamo? Sì. E la risposta... Tempo che trovo l'audio. È corretta. Un cappello a visiera. Appunto quello che porta Kojiro Yuga Mark Lenders durante il primo incontro con Holly Tsubasa. Bravo, bravo Filippo. Anime, manga. Salinas, il portiere del Brasile, subisce gol prima della finale del World Youth? A, sì, ne subisce due. B, no, non subisce gol. C, sì e ne subisce sei. D, sì e ne subisce uno. Pensa bene. Sì, allora
Allora, la musica mette la giusta ansia alla situazione. Ma in realtà io non sento la musica, se devo essere onesto. È perché è in live. Ah, perché ok. Allora, contesto del World Youth, quindi deve giocare il Brasile contro il Giappone. Sì. E importa perché si sto pensando. Qual è il tuo dubbio? E perché sto pensando alla semifinale. Al percorso del Brasile. Al percorso del Brasile, esattamente, e ho un dubbio. Però direi. Quali sono i tuoi dubbi? Tra quali risposte? Allora, i miei dubbi sono tra la B e la D. Bologna e Domodossola. Quindi tra 0 e 1. Buona risposta esatta. Risposta esatta è la B. Qui siamo andati un po'. Grande. Siamo andati un po' così per risparmiare tempo, non evidenzio, non coloro. Risposta esatta per Alessio. È andato a vedere su Google, no? Io però avevo pizza. Prima di non sentirvi, io avevo risposto la B di Bologna. E non ti abbiamo sentito noi. Domanda per Luigi, Rise of New Champions. Vai! Ci sei, Luigi? Vai. Allora, durante il percorso Musashi si afferma che solo 3 giocatori sono riusciti a segnare un gol a Wakashimazu: Misugi, Tsubasa e chi altro? Opzione A, Sawaki della Meiwa. Opzione B, Matsuyama della Furano. Opzione C, Soda della Zumaichi. Opzione D, Ishida della Minamiwa. Anche questa, secondo me, ragionando ci puoi arrivare. Allora, promettiamo, non ho la più pallida idea come le altre che diciamo le sapevo. Allora, mi verrebbe da dire o Soda o Matsuyama perché singolarmente sono i più forti. Però non saprei. Io fermati a ragionare un po' sui singoli giocatori. Cerca di ricordare un po' i vari contesti in cui può essere posta la domanda, le situazioni. Se ti fermi a ragionare, ci puoi arrivare. Ti serve, serve conoscere un po' il background, ma puoi farcela. Prova a ragionare. In pochi secondi, senza stare qua 6 ore a fare tutta la storia della vita dei personaggi, però prova a ragionare. Non so, Ishida e Sawaki. Allora, ok, forse ho capito. Vai, allora, secco. Wakashimazu giocava nel Meiwa assieme a Yuka e gli altri. E quindi magari nell'anime forse segnano un gol, tipo tiro tutti insieme, qualcosa del genere, se non sbaglio, una cosa così. Quindi magari si riferisce a quello, credo. Siccome gli altri non hanno più pallida idea, dico è la Sawaki della me. E la tua risposta definitiva là? L'accendiamo? Sì, possiamo accendere. E allora aspettate che l'accendo, perché non accendo le domande da un po', così lasciamo un po' di suspense. Vado a controllare prima di dire una stupidata. Risposta esatta. Sawaki, esatto, del bravo. Meiwa. Bravo, questo è... Visto che se uno si ferma un attimino a ragionare... Mi arriva dall'illuminazione all'ultimo, stavo per dire Matsuyama, però mi arriva dall'ultimo. Una domanda che può sembrare impossibile, se uno si ci ferma 2 minuti, ci arriva. Bravo, complimenti. Andiamo a fare la domanda alla chat a questo punto. Allora, chat, quale giocatore insieme a Oda possiede l'abilità non c'è 2 senza 3? A, Diallo. B, Ichinose. C, Bossis. D, Bossis. Sawaki. Sawaki, ho scritto 2 volte. Sawaki. No, Sawaki. Corretto. Ok. Queste sono le opzioni, chat, fatevi sentire. Prima risposta avuto, secondo risposta, terza. Ricordiamo che le risposte vanno evidenziate. Vanno evidenziate, eh? Vanno evidenziate, sì. Vediamo se arrivano ancora un po' di risposte. Attenzione, dai, rispondete in tanti, dai. Riscattate,
Senza cercare, raga, se no senza non cercare. Questo è un po' difficile da cercare. Ci vuole coraggio per diventare milionari. Forza, only the brave. Però, Chiudo. La risposta esatta è la A. Diallo. Quindi punti per Gabriele e per Roll. Curiosità. Ah, io qua spero che becchi. Qua in mezzo queste sono le ho fatte io. Qua dentro ce ne sono di malvagie. Questa... Devo leggerla per capire. Da quale squadra prende ispirazione Takahashi per la primissima storia bozza, quindi quella inviata all'editore per l'approvazione della storia di Capitan Tsubasa? Holly e Benji. Quindi qual è la squadra che ha dato l'ispirazione a Takahashi per poi andare a disegnare Holly e Benji, Capitan Tsubasa? A. L'Italia. B. Brasile. C. Argentina. D. Giappone. Questa è tosta. Però puoi ragionare. Non ne ho la più pallida idea. Ragiona. Stiamo parlando della... Non sto parlando della prima apparizione. Sto parlando della bozza di idea che poi è arrivata all'editore per la creazione di Holly e Benji. Ok? Posso chiedere un aiuto? No, non ci sono aiuti in questa fase. Allora, ti do un contesto. Holly e Benji è degli anni 80. Ok? Quindi ragiona in questo contesto. Ok. Non dico altro, se no è troppo aiuto. Prova a ragionare. A voce alta. Da quale squadra prende ispirazione Takahashi per la prima storia di Holly e Benji? Il manga uscì in Giappone per la prima volta nell'81, quindi la bozza sarà almeno di un anno prima. 1980. Potrebbe aver preso ispirazione dal campionato mondiale dell'80, che vincemmo noi. Quindi restringe a Italia-Brasile. Italia, la butto lì, Brasile. La butto lì. Secondo me è la Italia? Sì. Ti faccio la domanda. È la tua risposta definitiva? Sì, dai. Italia? Sì. Allora la accendo. E ti mando l'audio dell'esito. Risposta sbagliata. La prima storia, la prima squadra ad ispirare l'opera di Takahashi fu l'Argentina del 78. Hai fatto il ragionamento corretto, siamo negli anni 80, siamo negli anni 80 e l'Italia non ha ancora vinto i mondiali, quindi l'ultima nazionale a aver vinto i mondiali fu l'Argentina del 78 ed è quella che ispirò Takahashi, quindi risposta corretta, l'Argentina. Che lui si sia ispirato al personaggio di Tsubasa seguendo Maradona. Questa io non l'ho letto anch'io. Non ho voluto dare questo aiuto perché altrimenti avrebbe dato magari. Certo. L'avevo letto anch'io questa, però Argentina era anzi l'unica che avrei escluso tra le altre tre, quindi avrei sbagliato. Anime manga per Alessio. Ok. Vai. Allora ascoltami bene. Quanti gol subisce Doleman contro il Giappone nel World Youth? A 3, B 1, C l'Olanda non gioca contro il Giappone, D 2. C di Como, l'Olanda non gioca contro il Giappone. Aspetta, è la tua risposta definitiva? Mi sembra proprio di sì. Direi che il Giappone nel World Youth non gioca contro l'Olanda. Quindi sì, è la tua risposta definitiva? Sì, direi di sì.
Magari è sbagliatissima, però sono praticamente convinto che sia così. Il Giappone gioca contro l'Olanda. Il Giappone gioca contro l'Olanda è quella storia che non viene disegnata, viene saltata a pie pari e riassunta sola in un trafiletto. Luigi, quanto finisce che sei lì che vuoi dirla? 1-0 con lo skydive shot di Tsubasa. 1-0 con lo skydive di Tsubasa. È la partita che viene saltata a pie pari nel manga e viene poi detto viene solo, solo dei giornali. Esatto, viene detto solo il risultato 1-0. Fregatura, questa era bastarda. Questa era bastarda, sì, assolutamente. Rise of New Champions. Allora, chi è il giocatore al massimo delle sue tecniche applicate più costoso del gioco? Opzione A, Snyder. Opzione B, Yuga. Opzione C, Tsubasa. Opzione D, Diaz. Quando vuoi. Ok, allora non mi voglio buttare subito, però io mi ricordo che più costosi erano Tsubasa, Diaz e Ryan, se non mi ricordo male. Ok. Però col fatto che tipo Tsubasa ha il no drive shot con la stellina che dà 20 punti. Ora invece che 10. Dà 20 però. Occhio che ti do questo post aggiornamento. Ah, ok. Sì. Comunque rimango sempre dell'idea di Tsubasa, cioè che sui 180 forse riesce a sfiorare. Su per giù quel numero lì. Non ricordo il numero preciso però. Quindi mi butto su Tsubasa. Accendi la C, confermi. Sì. Vediamo. Ed è la risposta esatta. È Tsubasa. Corretta. Questa dai. I valori sono: Snyder raggiunge un 149. Vai. Yuga raggiunge un 157. Diaz raggiunge un 164. E Tsubasa raggiunge un 170 tondo. Ragazzi, 3-2-1, vado con la domanda. Pronta la chat? Vai. Quante descrizioni di Matsuyama sono presenti nella schermata di caricamento? Risposta A, 3. Risposta B, 2. Risposta C, 1. Risposta D, 0. Forza. Una B, una A, una B. Savix dice A. Oh, guarda, Gabriele non ha risposto. Strano. Non ho ancora. Fermi! Abbiamo le tre risposte giuste. Drin. La risposta giusta è la A, per cui la risposta corretta viene data da Pallaric, Savix e il Becca, che prendono il punticino. La risposta esatta era la A. Tre descrizioni nella schermata di caricamento. Quindi 3-3-3. Sezione curiosità. Caro Filippo, la domanda è questa qua. Quale sigla, in quale paese la sigla di Holly e Benji è la stessa utilizzata in Italia per Lupin III? A, Brasile e Argentina. B, Spagna e Francia. C, Austria e Germania. D, Norvegia e Svezia. Quindi diciamo che quello che per noi è la sigla di Lupin in un altro paese è la sigla di Capitan Tsubasa. Proprio con la stessa ta 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 ta, ta. Ok. Mm-hmm. Sì, quella sì, lì. Sì. Parliamo della prima storica di Lupin. Bravo, di Lupin al mondo uno ce n'è. Se non sbaglio. Sempre pronto all'avventura lui è. Quella lì. Sì, quella lì. Questa è cattiva però, eh. Questa io non la so. Questa è cattiva, ma ci puoi arrivare. Non so come fare per aiutarti a farti arrivare. Perché qualunque cosa dico rischia di essere decisivo come aiuto, quindi... Ah, forse ho capito.
Non voglio sbilanciarmi troppo. Guarda, anche per correttezza. Luigi, solo sì o no, lo sai? Non si esprime, Luigi. La sai questa? La sai questa? No, no, è che ho il telefono un po' scarico, proprio non la so. Ok. Mettilo a caricare. Che... Filippo, prova a ragionare, dimmi cosa stai pensando. Ci sto pensando. Allora, per essere la stessa sigla di Lupin III che abbiamo ideato noi, deve essere per forza un paese che confina con l'Italia. Penso. Austria e Germania. Quindi tu riduci la scelta alla B e alla C? Sì. Allora, Austria e Germania o Spagna e Francia? Io avrei fatto un altro ragionamento, ma te lo dico dopo, per non influenzarti. Se no rischio di... E dopo Andrea ci canterà la sigla nella lingua corretta. Ecco, perfetto. L'ho spacciato. Allora, B o C? Spagna e Francia, Austria e Germania. Baxaros dice questa la so. Paolo, tu questa la sapevi, sì. Lo lessi tipo un annetto fa un post che parlava di questo, però riflettici, cerca di prendere gli indizi, queste cose, riflettici sotto, su magari anche quale può essere il motivo di questa scelta. Questo è un bel aiuto. Allora... Tra l'altro in questo silenzio... Ma anche le parole, in... Non posso darti altri aiuti. Allora, la melodia, dai. Io mi butto e dico la B, però sono quasi sicuro che è sbagliato. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo. Controllo. Risposta corretta. Risposta corretta. Francia e Spagna. Esatto. No, aspetta, non ho messo una risposta di serie. Metto quella. Lupin è francese. Io il ragionamento che avrei fatto io, no, è ma io sull'utilizzo delle parole magari una... in quel ritmo. Esatto, io ho fatto una domanda, ho pensato, siccome francese e spagnolo sono due lingue di ceppo latino, quindi derivano dalla nostra praticamente. Ho pensato che, essendo una canzone pensata sulla lingua italiana, ci deve essere un minimo di affinità linguistica perché venga replicata in un altro paese. È quella che avrei fatto un altro paese. Ottimo ragionamento. Alessio, Rise of New Champions, numeretto per te. Curiosità, scusate se mi permetto, curiosità su questa domanda, mm-hmm. La chicca. Ci ho messo, penso, dai 5 ai 7 minuti per scrivere questa domanda nel file, ecco. Perché mi giravano gli occhi a scrivere tutte le opzioni. Scrivevo due opzioni. È uno scioglilingua questo, non preannuncia niente di buono. Poi cancellavo, no. E rileggevo, quindi in bocca al lupo a Paolo. Allora, per mia fortuna non ci sono R, a chi deve quindi rispondere. Per fortuna. Per quello io... Okay. Per quello io l'ho... L'ho lasciata leggere Andrea, posso? Prego. Allora, ascoltai bene. Chi sono i membri del quartetto Shutetsu? Ok? A. Izawa, Ishizaki, Taki e Kisugi. B. Ishizaki, Taki, Takasugi, il mattone, e Izawa. C. Takasugi, Ishizaki, Izawa, Kisugi. D. Taki, Kisugi, Izawa, Takasugi. Questa Alessio va sul velluto. Questa Alessio va proprio... Sì, no, ma c'è un... Allora, c'è una questione che mi perplime. Ok.
Allora, aspetta un secondo, fammene leggere. Se non ti va insieme la vista, ripeti con calma. Ma, ci sta un dettaglio che ti può aiutare. Ma scusami, scusa, aspetta. Ok, io ce l'ho. Innanzitutto, è il trio. Però, no, è il quartetto. Fidati. No, no, non c'è l'inganno del tipo sono quattro, ma in realtà sono scritti tre. No, 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 sono quattro persone per ogni blocco. Quindi, no, non c'è il trabocchetto. Devi indovinare il personaggio. Allora, aspetta, la prima è Izawa Ishizaki Taki Kisugi. Poi Ishizaki Taki Kisugi Izawa. Quindi lì c'è Takasugi. Al posto di Kisugi, Takasugi, Shizaki, Izawa. È lì che sta prendendo, mi sta disegnando mi sul muro. Mi sta mandando a male. Aspetta. Taki. È fatto. Io volevo sapere. Comunque, Fusi, lo capisco che se n'era andato a male a scrivere. Esatto. Scusi, ma sei un pirla, però fatelo dire. Io a un certo punto ho letto più virgole che nomi perché non ho capito più una mazza quando l'ho ripetuto. Possiamo dire che questa è l'unica domanda che, oltre ad uno sforzo mentale, ne richiede anche uno visivo. Esatto. Vai, devi mettere allora, già li indosso. Dunque, allora, diciamo che secondo me, così a memoria e a conoscenza, a Nasca, esattamente, direi la A, nel senso che è il famoso trio Shutetsu, quindi Izawa, Taki e Kisugi, con un Ishizaki aggiuntivo. Però aspetta. Ma non fate dei rantoli. No. Ce l'ho. Sta andando di traverso l'acqua, scusate. Ah, okay. Mi è venuto il flash. Sto sudando. Ed è la risposta di Domodossola. Ok. Ti faccio una domanda. È la tua risposta definitiva? Sì. La accendiamo? Sì. Controllo, perché anche a me è andata insieme la perché? Vista. Perché? Ed è la risposta esatta! Stavi cadendo nel tranello. Stavi cadendo con Ishizaki, Stavo cadendo con quell'animale di Ishizaki nel tranello. Beh, sarebbe stato curioso vedere Ishizaki la Shutetsu, onestamente. Anime manga sì, per no, Luigi. Ma... Allora... Che numero di maglia indossa Tomeya Akai nel World Youth? Opzione A 22, opzione B 5, opzione C 23, opzione D 24. Allora, con certezza non me lo ricordo. Allora lui fa il difensore, lo stopper. Peccato. Ai. Io pensavo che andassi giù veramente. No, a piedi uniti. A piedi uniti. Dai, che facile. Ma forse. Allora, lui giocava, mi pare, solo la partita contro la Svezia di Levin, che lo marca uomo. Però. Allora, non mi ricordo, non era tipo il 5, se non sbaglio, perché era un numero a due cifre, però. Ora non ricordo quale. Perché il 5 è sulla schiena di... Il 5 credo su Gito. Corretto, non vorrei dire un'eresia, ma mi sembra... Ok. Gito. Allora... Mi verrebbe a dire il 23, così come New Hero, però... Gli altri quali erano? Erano il 5 e il 23? E gli altri due? 22 e 24. E sono un deciso tra il 22 e il 23. 24 lo escluderei. Dico il 23, dai. Ti faccio una domanda. Sì. Ok. È la tua risposta definitiva? Sì. Risposta esatta, numero 23 per il New Hero. Bravo, Luigi. Andiamo a fare la domanda. Eccolo qua.
Quale pacchetto contiene la minor quantità di giocatori? Pacchetto tesoro A, pacchetto scuole medie B, pacchetto difensori C, pacchetto centrocampisti D. Forza, riscattate, rispondete. Dai, non andate a controllare, dai. Dici A. Risposte veloci. Attenzione, dici A. A, A ancora, abbiamo 3 A. A non è la risposta esatta. A non è la risposta esatta. O B, o C, o D. Conto Enea D. Conto ancora 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gong! La risposta esatta è la risposta D. Quindi Mozuz ed Enea prendono i punti per la domanda alla chat. Quindi quella era la risposta corretta. Non... No, due volte no, Roll, una volta. Rise of New Champions. Allora, durante il percorso Musashi, dopo la fine di quale partita Mizuki sviene negli spogliatoi? Opzione A, contro la Furano. Opzione B, contro la Toho. Opzione C, contro la Nawa. Opzione D, contro la Irado. Allora, mi ricordo che è due partite prima della finale. Questo è un bel ragionamento. Due partite prima della finale. Quindi contro la Toho non gioca, e me lo ricordo, perché poi fanno affidamento sul New Hero. Quindi restringo il campo fra Furano e Irado. Però contro la Irado direi che non sviene, quindi secondo me è contro la Furano, che è la partita prima di quella della Toho. Dovrebbe essere la A. E la tua risposta definitiva? Sì. Accendiamo? Sì. Risposta esatta, bravo Filippo, bravo, 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 risposta corretta. Corretto, corretto. Curiosità. Perché ho fatto quasi sempre Musashi. Ah, ecco, vedi. Curiosità. In Giappone esistono diversi adattamenti del manga di Capitan Tsubasa. Quale di questi è reale? Quindi quale è stato effettivamente riproposto? A, uno spettacolo teatrale. B, uno scenario kabuki. C, una riproposizione sul campo da calcio. D, l'abbiamo corretta, un'esibizione di alcuni artisti da strada, che è, te lo dico già, era parzialmente corretta, però l'abbiamo dovuta rettificare. Quindi tieni risposta D come considerabile nello spettro, comunque. Anche so che Paolo mi ha fatto una mezza obiezione, però... Allora, diciamo che se mi confermate che lo scenario kabuki significa quel giochino del cacchio con un milione di luci... No, no, il kabuki è il teatro giapponese con le facce pitturate, è presente tipo con tutti i cipriati, con i colori... Sì, no? Sì. Il teatro. No, non so se ti brilla un... Sì, no, certo, ok. Se non è il pachinko... Ah, ecco, bravo. Ok. Allora, in Giappone esistono diversi adattamenti del manga. Quale di queste è reale? Uno spettacolo teatrale. Uno scenario kabuki. Un'esibizione di alcuni artisti di strada. Qual era la cosa della... È quella che è parzialmente corretta. Però... Non totalmente, secondo me potrebbe essere parzialmente corretta come opinabile, nel senso che tieni la linea del mazzo, ma non considerare le obiezioni di Paolo in merito alla D, ok? Va bene. Una riproposizione sul campo da calcio.
Ma allora, innanzitutto premetto che non ne ho la più pallida idea. Bene. E infatti, ed è anche difficile, secondo me, qua arrivare a un ragionamento per poter atterrare sulla risposta corretta, eh? Sì, perché potrebbe essere praticamente qualsiasi di queste, fondamentalmente. Sì. Però, però diciamo che una riproposizione sul campo da calcio mi sembra, come dire... No, sì, allora, a parte che non si potrebbe riproporre perché fanno delle cose che nella realtà non esistono. Cioè, alcune cose che fanno i personaggi del gioco o comunque dell'anime, eccetera, del manga, non possono fare nella realtà. Ricordati che siamo in Giappone, visto, eh? Non hai visto il video di Perin? No, no, capito. Sono diversi, sono diversi i video in cui rifanno le tecniche di Capitan Tsubasa nella vita reale. Io lo so, però ad esempio lo Skylab non può fare, cioè... Ricordi che siamo in Giappone, dico solo questo. Sì, 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 no, ok. Però, boh, non lo so. Non, allora... Monkey Bombers, mi pare che c'era un video sulla... Di autogol. A me... I combinati di Capitan Tsubasa. A me quelli, sì, i combinati, sì, ma ne hanno fatto uno anche di recente, mi sembra, in Francia, no? Comunque, a me quelle che mi stuzzicano sono quelle forse un pochino più sensate, così a naso, che sono la C e la D. Quindi una cosa effettivamente... comodo modossola, okay. Come? Comodo modossola, esatto, nel senso che, bah, uno spettacolo teatrale, boh, non so quanto possa essere figo, e uno scenario kabuki pure, insomma. Bah, io, boh, allora mi butto, dai, tanto vai. Non la so, qui è perfetto, vai, cambia un cacchio, direi un'esibizione di alcuni artisti di strada. È la tua risposta definitiva? No, faccio la C, dai, andata, via. Fai la C? Faccio la C. Quindi è la tua risposta definitiva? Sì. Accendiamo. Vai. La risposta è sbagliata, caro Alessio. Mentre Paolo mi ha fatto ieri notare che in alcuni casi potrebbe essere considerata corretta un'esibizione di alcuni artisti da strada, la risposta corretta è uno spettacolo teatrale. Esiste una riproposizione a teatro di Capitan Tsubasa. Loro a teatro si esibiscono creando proprio delle storie di Holly e Benji, e quindi c'è proprio lo spettacolo teatrale esatto di Capitan Tsubasa. La D te l'avrei data anche buona, non me ne vogliono gli altri, perché poi ieri Paolo è andato a controllare, e io questa l'ho scritta io, un'esibizione di artisti di strada, l'ho andato a controllare, in effetti un'esibizione di artisti da strada che lo fanno c'è, però è poco conosciuta, è solo Paolo che è riuscito ad andare a pescarla fuori dal mazzo. Bene, Luigi, curiosità, domanda, e tolgo Alessio e metto Luigi. Il protagonista di Palla al centro per Rudy nell'adattamento italiano riceve un background inedito. È infatti un ex calciatore di quale scuola? Della St. Francis, della Shutetsu quindi, della New Team, Nankatsu, della Furano o della Muppet, quindi del Mewa? Posso fare un'obiezione qua? Sì? Mi fa triggerare che non è scritto il nome in media 7 della Furano. Ah sì, della Flynet. Allora, premettiamo che non so cosa possa essere Palla al centro per Rudy. Quindi, se magari e non sei l'unico. Se magari avessi saputo cosa era. Palla al centro per Rudy è un cartone animato di metà degli anni 80. Quindi io ero praticamente, vabbè, lasciamo stare. Nei pensieri dei tuoi genitori.
Esatto, e nemmeno. Quindi non ne ho la più pallida idea, assolutamente. Allora, e ti dico una cosa. Una cosa. Questo è background del personaggio. Mutami un secondo. Questo background del personaggio non esiste nell'opera originale. Se lo sono inventati quelli che hanno fatto il doppiaggio in Italia e hanno scritto il testo in Italia. Quindi è una roba inventata da noi italiani. Prego, vai con il ragionamento. Il ragionamento non è che sia così tanto da ragionare, perché non so nemmeno cosa sia parlare al centro per lui. Cioè, non so proprio nulla da dove poter cominciare nemmeno a ragionare. Allora, non lo so proprio. Mi verrebbe da dire magari la New Team, perché è la squadra tipo del protagonista. Magari, non so, dico la New Team soltanto per questo. Magari delle tre è la più conosciuta, la più, diciamo, presente nell'anime e nel manga. Però, non so, dico la New Team, la B, l'accento. È la tua risposta definitiva? Sì, sì. Risposta sbagliata, la risposta corretta era Sam Francis Shutezu. Infatti Rudy nell'adattamento italiano è un ex compagno di Benji, di Wakabayashi, quindi si dice che lui conosce Benji perché hanno giocato insieme, quindi vengono uniti due mondi senza che siano in realtà effettivamente collegati, ed è la Sam Francis, quindi non è la Nankatsu, la New Team. Ma quindi nell'opera originale non sono collegati, no. Capitan Tsubasa e questa no. Roba qua. E palla al centro per Rudy? No. Ciao De Gennaro. No, non sono collegati assolutamente. Questa era la domanda, Fusi, se non sbaglio, quella che volevamo tenere per l'ultima domanda dal milione, questa. Cara chat, De Jong dice C sulla fiducia. Ok. Secondo i dialoghi, lo slide shot di Mizuki, salute chi si è soffiato il naso, è una variazione del tiro di Tsubasa, Sano, Kisugi o Matsuyama? Roll dice A, Palaric dice A e Kiyoshi dicono A. No, sbagliato. Una sfilza di sbagliato. Non è Tsubasa, cari amici. Cari amici, non è Tsubasa. Valgono solo riscattando i punti canale, ragazzi. Dovete riscattare i punti canale. Enea D, Mozuz D, Mikipal e Piga Didi non valgono le vostre risposte. Dovete riscattare i punti canale. Baxalo, schisselo in culo a Tsubasa. De Jong D. E allora Enea, Mozuz e De Jong azzeccano, è Matsuyama, corretto, risposta esatta per loro, perfetto, bravi ragazzi. Okay. Curiosità, sei sempre nelle mie domande. Ottimo. Come si chiamava il contenitore TV che ha ospitato in Italia per lungo tempo i cartoni di Holly e Benji? A, Solletico, B, Bim Bum Bam, C, Art Attack, D, la TV per ragazzi di Odeon TV. Allora, dai, questa la sai. Bella, allora, posso provare già a indovinare, ho già più o meno in mente, sono indeciso fra Solletico e Bim Bum Bam. Ok. Solletico... mi ricordo che sono stati uno il proseguo dell'altro, comunque sono stati più o meno negli stessi anni, perché io ero bambino allora, quindi... Quanti anni hai, Filippo? Non mi ricordo. Io sono dell'88, quindi ne ho 30. Non abbiamo tantissime differenze, ok? E quindi, allora, Bim Bum Bam me lo sono visto praticamente tutti i giorni tornando dalla scuola alle elementari. Solletico mi ricordo che era anche quello in quegli anni lì, però non mi ricordo se erano in contemporaneo o uno dopo, o uno è morto uno e è nato l'altro, adesso non me lo ricordo perfettamente. Quindi il dubbio è fra questi due. Io sinceramente Solletico me lo ricordo poco, mi ricordo più Bim Bum Bam, direi che è Bim Bum Bam. Ti ricordi Bim Bum Bam e ti ricordi Holly e Benji su Bim Bum Bam? Mi ricordo Mileshiro, quindi
poteva anche starci più muso. Oddio. Sei sicuro che Giovanni Muciaccia non l'ha lanciava... Muciaccia l'abbiamo scartato. Tiger no, Shot. Muciaccia. Okay. Anche Odeon TV lo scarti. Muciaccia non l'ha. Odeon TV io sinceramente non me la ricordo. La TV per ragazzi di Odeon TV io non me la ricordo. Se mi dicevi Italia 7 Gold ancora poteva starci, perché facevano Kenshin, facevano i Cavalieri dello Zodiaco. Anche su Odeon TV, a seconda delle regioni. Ok. Ma Odeon TV era la sostituzione di Italia 7 Gold? Sì, dipende dalle regioni, Odeon TV Italia 7 Gold. Allora si apre Art Attack, no, di sicuro, perché non lanciava cartoni animati. Sì. Ciao ragazzi, quindi... benvenuti al nuovo attacco d'arte. Sì, la palla da bowling sui coglioni. È tosta. Sei indeciso quindi anche con la D a questo punto, mi sembra di capire. A questo punto sì. Bella domanda. Alessio, la sai? Ma allora, io anch'io ho un paio di dubbietti. Tendenti a una in particolare, ma non me la ricordo con sicurezza, però ho 80%, dai, mettiamola okay. Così. Luigi, la sai? No, io mi butterei sulla B, però gli altri nemmeno le conosco, a parte Art Attack, completamente. Guarda, io faccio il pazzo e ti dico la A. Solletico? Sì. È la tua risposta definitiva? Sì, perché tanto sono veramente indeciso, quindi spara a caso in questo caso. Risposta sbagliata. Filippo, Solletico era della Rai. Era della sì. Rai, mentre Bim Bum Bam era il contenitore che da metà degli anni 80 accoglie gran parte, ha accolto gran parte dei cartoni animati delle reti Fininvest e poi Mediaset. Quindi la risposta corretta era Bim Bum Bam. Bim Bum Bam. Quindi ci avevo preso giusto e poi va bene. Preso giusto, avevi preso e giusto. Va bene così, dai. Anime manga. Anime manga. Ascolta, ci ho preso la mano. Alessio, voglio che tu questa la sai. Perché se no la sai mi deludi. Allora, quanto finisce la partita Svezia-Germania nel World Youth? A 5-3, B 3-0, C 3-3, D 0-5. Allora, intanto io a fine live darei un premio a Pallaric per best spammatore. Esatto. Bravo. Ciao. No, a me piace perché abbiamo messo le emoticon col tipo apposta. Io sono l'apprezzo. Bravo. Più quella di Violet che comunque abbiamo raidato un po' di volte. Quindi. Allora. Come diceva Jerry. In chi vuole essere miliardario e milionario, le risposte le sappiamo. Dobbiamo accedere nella nostra mente ai cassetti della memoria, dove sono contenute le risposte. Sono lì, ragazzi. Bisogna aprire i cassetti della memoria. Queste sono le tante cose che diceva Jerry Scotti mentre il concorrente si masticavano i gomiti e lui era lì che lo soppeggiava sui cassetti della memoria. Ragazzi. Boh. Guarda, queste allora... sono quelle che a casa dici cacchio la sapevo e rispondi sempre ma come fa a non rispondere e poi qua diventa tutto più difficile. No, dunque sì, allora dai facciamo 5-3, non lo so, mi ha ricordato subito sta cosa qui. È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Risposta esatta. Bravo Alessio. Bravo, 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 bravo. GG, bravo, bravo. Rise. Quale titolo si ottiene attivando 500 V-Zone? Opzione A, Centurione. Opzione B, Impareggiabile. Opzione C, Leader. Opzione D, Diamante.
per consolarti, Luigi, io qua sarei caduto come un cucù. Però ragiona. Ok, allora. Si attiene il titolo, cioè quello che è nella collezione, credo. Sì. Allora, l'unica che mi fa intuire qualcosa può essere il leader, perché appunto, diciamo, la visione l'attiva il capitano, che è il leader della squadra. E quindi l'unica che mi dice qualcosa è la C, che per il resto non ho la più pallida idea, che ce ne sono un sacco di titoli appunto da sbloccare, da fare. Tantissimi. E è un ragionamento, è un ragionamento che ha una base. Non mi sembra una lontana. Le altre potrebbero essere tutte e quattro, perché comunque non lo so, cioè ognuna potrebbe avere il suo chi più chi meno, potrebbero essere collegate. Sì, sì. Però quella che mi sembra più magari probabile è la C. Ti devo fare la domanda. Sì. È la tua risposta definitiva? Sì, sì. Accendiamo? Sì, 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 accendiamoci. Bravo! Risposta bravo, esatta. Bravo, bravo, bravo. Ragionamento ottimo. Prego, un chat. Po' di difficoltà anche alla chat, dai. Durante il percorso Nankatsu, a quale orario Ishizaki ti propone un allenamento speciale? A, alle 5 del di mattina. So. A mezzanotte. Alle 22. Alle 8 di mattina. B, A, A, C. Vedo. Stop! Perché il carrino con rossetto ha risposto, ma non ha riscattato i punti canale. Però la risposta corretta è la A. E quindi abbiamo Pallarik, Ikiyoshi e il Becca. Corretto, alle 5 di mattina. Filippo? Vai. Anime manga. Ok. Ok, ascoltami bene. Ci sei? Sì, vai. Ci sono. Voglio che tu ci rifletti su questo. Nel World Youth, la Svezia vince contro gli Stati Uniti. A. Sì. B. Non sono nello stesso girone. C. No. D. Gli Stati Uniti non partecipano al World Youth. Ok, questo è cattivo. Gli Stati Uniti sono nel World Youth, perché me li ricordo nel party pre-torneo. Nelle selezioni, nel sorteggio. Sì, no, proprio c'è il capitano al party, al Katagiri Contest. Ah, quindi... ok. Condern è la società del padre di Katagiri. Sì, sì, sì. Non sono nello stesso girone. Boh, non me lo ricordo, sinceramente. Potrebbe anche quindi essere. Ne escludi sicuramente una. La una C, sì. Gli Stati Uniti non partecipano al World Youth. Non è così. Quindi questa è proprio eliminata. Sì, la loro pareggiano con una squadra per arrivare al Giappone, ma non mi ricordo quale. E non era negli Stati Uniti, ne sono quasi sicuro. Quindi sei in bilico fra sì o non sono nello stesso girone. O non sono nello stesso girone, esatto. Onestamente non me la ricordo. Sai che ho il dubbio che... nel girone la Svezia fece due pareggi e una vittoria per arrivare seconda e arrivare al Giappone, quindi potrebbe aver giocato e aver pareggiato anche con loro. Signori, questo è un cassetto della memoria. Sarà io giusto voto quello no. Che ha trovato? Io voto no. Voto cioè no. Ci giocano e non vincono, pareggiano. Ti faccio una domanda. È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Risposta esatta, bravo! Bravo! Bravo. Vai. Ci sei andato vicino, io mi sto mangiando le mani perché ti ricordo che la Svezia pareggia con Colombia e Stati Uniti per poi vincere contro la Germania. Con la Germania, infatti. Vado a pescare la domanda per Alessio. Rise. Allora, inseguitore implacabile è un'abilità ottenibile da un solo giocatore. Quale?
Opzione A, Jean. Opzione B, Soda. Eccomi. Opzione C, Bunnak. Mi sentite? Opzione D, adesso sì, Alessio, Alberto. Ok, allora. Sì, ti sta facendo Luigi. Sta facendo Luigi adesso, perché tu... Vi avevo riperso di nuovo. No problem. Vai tranquillo, ti recuperiamo dopo questa. Allora, io sono indeciso tra Jean e Soda, perché allora Bunnak e Alberto sono più difensori, diciamo, di potenza, mentre Jean e Soda secondo me sono più difensori veloci. In più però mi ricordo che Jean ha seguito del pallone, che, e invece era forse Soda che aveva questa abilità. Anche se forse sono due abilità che non c'entrano nulla, forse mi sto confondendo. Però sono dicendo tra Gian e Soda. Qui è più difficile. Ragiona. Qui è più difficile, allora, ragazzi. Sul momento, però, la domanda bruciapelo è più difficile. Dico Soda perché mi fa pensare a quando infortuna Tsubasa nel campionato delle medie, che gli sta tipo lo rincorre per tutto il campo fino a quando lo ammazza. Appunto, lo ammazza, esatto. Quindi ti dico Soda. È la tua risposta definitiva? Non lo so con certezza, ma ti dico Soda. Sì, sì. L'accendo? Sì. Sbagliata. È Jean il giocatore con inseguitore implacabile. Rise. Durante il percorso furano, il mister porta ai giocatori una speciale bevanda energetica. A base di cosa? Speciale. Opzione A, acqua e zucchero. Opzione B, latte e caffè. Opzione C, acqua e proteine. Opzione D, latte e miele. Ma allora, diciamo che non me la ricordo, però posso fare un ragionamento. Vai. Ce n'è una che quando ho letto l'alternativa ho detto qua Francesco è stato bravo perché poteva essere più cattivo. Dai, una la puoi escludere. Sì, acqua e proteine. Okay. L'androlone, cioè, esatto. Diciamo che il ragionamento mi porta a questo: che Furano, Hokkaido, freddo. Quindi mi sentite? sì, vai. Ok, no, perché adesso ho l'ansia. No. Allora, okay. Ho capito che se ti sposto di canale ti rimetto, torni online. Quindi non ti preoccupare. Okay. Ah, ok, bene, ok. Dicevo Furano, Hokkaido, freddo, direi che forse i ragazzi sono troppo piccolini per bere il caffè. Anche questa l'avrei. Tredicenni col caffè. Per cui direi che magari un latte e miele caldo ci può stare, piuttosto che acqua e zucchero, anche se forse col latte poi giochi a calcio, vomiti, però loro sono temprati e quindi... Una bella birretta, dice Baxaros. Una cocchina. Boh, io sarei propenso per latte e miele, onestamente. Tra l'altro il miele, diciamo, è buono per ridare le energie e quant'altro, quindi... Vado? Sì, latte e miele. Vai. È la tua risposta definitiva? Lo è. Risposta esatta, bravo! Durante il percorso Furano, chi comunica a Matsuyama la notizia della New Hero League? Oda, Nakagawa, Yamamuro, tutti e tre insieme. Forza, il dito più veloce. Se vi può aiutare, questa scena compare nei trailer di gioco ed è anche una delle poche scene animate del gioco. È vero. È una delle prime, di quelle che quando guardavamo i leak, vi ricordate quest'estate? Bravo, Compa si lancia con la A. Roll va di A. A ruota, dietro Compa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Stop al tempo, risposta giusta è la A, quindi bravi compa e bravo Roll, che aspettava qualcuno per copiare. Andiamo con il nono round, penultimo. Penultimo round, ragazzi. Penultimo round. Anime manga. Rise of New Champions. E tanto c'è Arthas sotto Carusa. Sì, l'ho messo. Durante il percorso Musashi, Katagiri cosa propone inizialmente a Misugi per far sì che possa essere convocato dal Giappone? Opzione A, di giocare solo un tempo a partita. Opzione B, di partire solo se le sue condizioni di salute sarebbero migliorate. Opzione C, di partire nel caso in cui la Musashi riuscisse a vincere la New Hero League. Opzione D, di ricoprire la figura dell'allenatore. Allora, io non mi ricordo, fossero, chiedo scusa, non mi ricordo se alla fine, nonostante la New Hero League, poi in questa scena lui, gli sviluppatori hanno deciso di seguire il manga, perché nel manga gli consiglio di ricoprire la figura di allenatore in seconda a coso, all'allenatore che adesso non mi ricordo il nome. Amikami, ecco. Non mi ricordo se seguono quel pattern anche qui, nonostante ci sia la New Hero League. Io a sto punto, per rigor di logica, ti dico A. Mi dici di giocare solo un tempo a partita? Sì. La accendiamo? Ci penso un secondo. Ti direi di sì. Partire solo se le sue condizioni di salute. L'ho accesa. Vado. Ma domanda. No, aspetta un secondo. La domanda, Fusi. Sì. Questo discorso avviene prima dell'inizio della New Hero League? Leggi bene la domanda, c'è scritto. Cosa propone inizialmente? Quindi è la prima proposta che fa. Dai, ti aiuto. È la prima proposta che Katagiri fa a Misugi. Io però ho acceso, eh. No, cambio la risposta. Però qua notaio. Dov'è il notaio? Fermi. Vabbè, dai, cambia. Cosa rispondi? Cosa rispondi? B. Di partire solo se le sue condizioni di Bologna? Sì. La accendiamo? Mm-hmm. Controllo, perché sennò. Sbagliata, purtroppo risposta errata, la risposta corretta era la D, di ricoprire la figura dell'allenatore. La primissima proposta è questa, è la D. Era la D. Alessio invece è abbonato con anime manga. Bene. Perché questa è parte di una grande tradizione, molto famosa in Tsubasa, una grande tradizione. Allora, sei pronto? Vai. Allora. Ascolta bene, Alessio, prima di Giappone e Svezia, Yoshiko, sì. Sai chi è Yoshiko, no? Sì. Ok, Yoshiko finisce in ospedale per colpa di un incidente a scuola. Incidente d'auto. Così, diretto? Sì. L'accendiamo? Vai. Best villain, Eva. Risposta esatta, bravo Alessio. Luigi, numero. Come si chiama il coach dell'Uruguay nel World Youth? A, Rioque Alvarez. B, Matias Dionisi. C, Federico Valverde. D, Matilda Ginosuke. Allora, premetto che il nome non me lo ricordo. Posso ragionarci, perché allora
La C dovrei escluderla perché è il giocatore del Real, non credo c'entri. E poi tu hai detto ricompare, se non sbaglio ricompare, che è l'allenatore di Yuga in Serie C, se non sbaglio. Sì. Allora, non credo fosse Dionisi, però non so. La C non è sicuro. Poteva capitare a me questa volta. Non lo so. Mi verrebbe a dire la A. La D non so. Matilda non credo. Un nome sembra un nome femminile, però. Matilda sei mitica. Un film che hanno passato 800 volte su Italia 1. Verso Natale. Vabbè, sono vecchio io. Se non sbaglio, ricompare appunto perché è l'allenatore di Yuga. Però non ricordo bene il nome. Ti dico la A. La A. Ryoke sì. Alvarez. Sì. È la tua risposta definitiva? Sì. Accendiamo? Sì. Ryoke Alvarez, o Ricky Alvarez, perché Paolo si è divertito, maledetto. È la risposta sbagliata è Matilda Jinnosuke. E per questa cosa devi dare la colpa a Takashi. Ryoke Alvarez era Ricky Alvarez. Mi è venuto un brivido quando l'ho letto. Ricky Alvarez, mamma mia, era Matilda, era Coach Matilda. Luigi, purtroppo. Cara chat, durante il percorso Musashi, chi porta le bevande energetiche durante l'allenamento? Yayoi Aoba, il padre di Mizugi, Ikinose o Rocky Junior? Solo le risposte evidenziate valgono. Modud getta il cuore oltre l'ostacolo e mette Rocky Junior. Onore a Modud. Anche Bax si getta i suoi punti. 2005. Quanti punti ha Bax? Non so quanti ne ha, ne ha una marea. L'Ornoveo dice Yayoi. Anche Pallari che va dietro. Anche Nea non è. Non è la A. E non è Caccio la D. Simone è tornato. Si è alzato dal letto, è andato in bagno, fa la pipì giusto per smettere Rocky Junior. Non è la A, ragazzi. Quel botte di Kinose. No, è il padre di Mizugi. B, il Becca porta a casa i punticini. Eccolo qua, il Becca. Bravo Becca, bravo Becca. Fermi. Fermi. Adesso rifacciamo il giro. Ultima domanda prima di andare alla scalata. Mi ha detto Baxhouse che la situazione è molto borderline. Alessio, Filippo, prima tu scegli la tua categoria. Anime categoria. Manga. Poco prima del fischio di inizio di Giappone e Messico del World Youth, Espadas fa un gesto particolare. Quale? A. Non stringe la mano a Tsubasa. B. Sputa a Tsubasa. C. Urla a Tsubasa. D. Sputa sul pallone della partita. A. È la tua risposta definitiva? Sì. Accendiamo? Sì. Bravo, risposta esatta. Vedi che era... Sputa sul pallone di Tsubasa è quando fanno il party alla Katagiri Konzan. Alessio. Vai. Stessa categoria? No, Rise of New Champions. Spirito ereditato è un'abilità ottenibile da un solo giocatore. Quale? Leo. B. Sawada. Quindi A. Leo. B. Sawada. C. Misaki. D. Urabe. Ragiona. Sì. Allora, Max. L'ho visto adesso. Ho preso chi vuole essere milionario di Al Jazeera. Bah, forse non lo so. Non mi, direi esatto. Leo. Fermi. Chi vuole essere ricco? È la tua risposta definitiva? C'è Jerry col turbante. È la tua risposta definitiva? Sì.
Lo accendiamo? Sì. Era Urabe. Risposta B. Io lo sapevo. Manga anime, che me ne sono uscite poche. Sceglie Paolo. Manga anime. Quale tra questi giocatori non ha mai indossato la maglia numero 12? A. Lesenbrink. B. Dai, regia, mano. Siamo sicuri che... Sì, sicuri. No, aspetta. Ok. No, perché in realtà ci dovrebbe essere una... Vabbè, ok. C. Müller. D. Pascal. Lo verificate tutte. Ok. Non ne ho la più pallida idea. Allora... Certo, tu magari dici in una parte della storia potevano averlo, magari in un'altra parte no. Diciamo fino al World Youth, dai. Allora, io dico la D perché magari Pascal si vede solo con l'Argentina, a meno che io ricordi, solo con l'Argentina, essendo appunto magari la spalla di Diaz sembra titolare, alla, non so, magari la 9 perché l'attaccante... Pare. E quindi magari non è il 12 che magari può averlo un panchinaro, quindi dico la D di Pascal. La D, cioè, è la tua la risposta D, definitiva è Pascal. Sì. Accendiamo. Sì. Non trovo il suono della risposta, aspetta. Risposta sbagliata, caro Luigi. Era Müller che ha indossato la 18. Posso proporre una domanda così ce la certo. Leviamo di mezzo, visto Vai. Che la 58 di Rice che è nella categoria sbagliata. Ok. La facciamo a Filippo. Io la allora, so già. La risposta la ascoltami so già. Bene. Quale di questi non è un punto di forza del tiro di Levin? Il tiro di Levin è quello originale. Ok? Il Levin shot. Sì. Esatto. A. Impatto. B. Velocità. C. Rotazione. D. Potenza. Velocità. B. L'accendiamo? Sì. Bravo. Risposta esatta. Allora, Luigi, la domanda è: quale altro anime o manga tra questi è ispirato al calcio? Opzione A, Forza Campioni. Opzione B, La Leggenda del Campo. Opzione C, Rival Schools. Opzione D, Tutti in Campo con Lotti. Luigi? Quando vuoi. Porca, questo è tosto. Dobbiamo sentirti ragionare. Maxaros! Dai zitto! Questa per me più che tosta è impossibile. Allora. Non ne conosci Vabbè, neanche dai. Uno? Allora. Non mi ricordo bene, ma credo che uno di questi forse è un videogioco, se non sbaglio, ma potrei dire una cavolata, quindi non lo so. Allora, abbiamo detto anime manga, quindi è giapponese pure questo. Sicuramente in campo con Lotti, non lo so. Ah, quasi quasi mi sembra pure un nome inventato. Sono però non penso. Esistenti, tranne uno. Non so. In effetti, uno non è inesistente. Ah. Ok, qui dovrei andare un po' di fortuna perché, sinceramente, non ne conosco nemmeno uno. Ragazzi, ti dico, fate i bravi. Ti dico la Forza Campioni? Sì, sì, la era, giusto? Forza Campioni. È la tua risposta sì. Definitiva? Definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Bravo! Bravo! Forza Campioni! Bravo. Forza Campioni! Sì, cool. Forza Campioni!
perché Forza Campione del calcio, la leggenda del campo me la sono inventata io, Rival Schools è effettivamente un videogioco e Tutti in campo con Lotti era un cartone animato sul mondo del golf, quindi effettivamente di un manga e un anime ispirato al golf, quindi bravo. Secondo le descrizioni. Allora, vai Paolo, scusami. No, scusa. Chi ha un controllo palla pari a Matsuyama? Ortiz, Chester, Taki o Sano? Ortiz, Chester, Taki o Sano? Questa Luigi la sa, quindi per lui poteva essere facile, mentre per Filippo è difficile. Che io mi ricordo un discorso in, quando alzi le amicizie con Sano, però non ne sono sicurissimo. Ortice, Chester, Tacchi, Sano. Mi ha dato da pensare il commento che ha fatto Paolo prima, dicendo che sì, Matsuyama in effetti, diciamo, in cui Matsuyama dovrebbe essere comunque il migliore del Giappone, quindi immagino che la selezione sia ristretta al Giappone, che i due esteri siano uno specchietto per le allodole, quindi secondo me è la D. È la tua risposta definitiva? Sì, adesso si scopre che Taki smatto. È la tua risposta definitiva? Sì, l'accendiamo? La Sano, sì. Bravo, risposta esatta. È Paolo che ha dovuto commentarla prima del tempo, però vabbè. Francesco, scegli tu la prossima. Quale tra queste abilità è presente in tutti i difensori dell'Italia? Muro inespugnabile, placcatore, postura difensiva, regalo da Dio. Allora, ti do una piccolissima mano. Vai. Ognuna di queste quattro appartiene almeno a un difensore dell'Italia. Una a tutti. Ok. Quindi il percorso che stava prendendo Luigi non è quello corretto. Da, cioè, di scartarle. Abbiamo dato, esatto, un aiuto involontario prima di tanto utile. Mi verrebbe a dire placcatore, però sono indeciso onestamente tra placcatore e postura difensiva. Placcatore credo tolga più spirito durante i contrasti, invece postura difensiva aumenti velocità e difesa. Mi sentite, vero? Sì, stiamo lasciando ragionare. Okay. No, perché siccome ho anche la live aperta nel telefono e no. Chiusa. No, se no ci avresti visto fare gesti in consulti, no. Ok. Scugnabile invece era che aumenta la potenza del blocco, se non sbaglio. Però non ricordo se lo aumenta in certe situazioni, forse non io non voglio, comunque, non voglio parlare perché non voglio né aiutare né sviare, quindi mi astengo dai commenti in questa fase, visto che siamo ai calci di rigore, diciamo così, non voglio sviarvi né aiutarvi. Mi butto e ti dico placcatore. È la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo. Sì. È sbagliata, purtroppo, Luigi. Era un muro inespugnabile. Postura difensiva. Sono partito la sua. Okay. Postura difensiva. Postura difensiva. Bene ragazzi, questa era la prima puntata di Chi vuole essere amico del pallone. Il campione in carica è il buon Filippo Fulloman, che ha risposto al maggior numero di domande e tornerà nella prossima puntata con gli highlights che troverete qui su YouTube direttamente con la scalata alle 15 domande. Chissà come se la caverà.
Spero che questo format sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un feedback nello spazio commenti per farmi sapere che cosa cambiereste, cosa migliorereste, cosa vorreste trovare di diverso all'interno del quiz che abbiamo proposto. Se volete partecipare a Chi vuole essere amico del pallone, ci vediamo su Twitch domenica 6 giugno alle 22:30. Il link è qui sotto in descrizione. Ci vediamo quindi domenica live su Twitch con Chi vuole essere amico del pallone. Viva Tsubasa! Ma viva anche Gerry Scotti!